Buongiorno, salve a tutti quanti, ben ritrovati. Mi avvicino. Come state? Che si dice? Allora, io sto bene, come sapete, sono in differita, quindi è un'eredità che io vi lascio, registrata prealabilmente perché su quest'isola di Stromboli, dove non mi trovo in questo momento, ma dove mi troverò tra qualche tempo, era un po' difficile coltivare il segnale internet e quindi ho pensato di registrarvi queste due lezioni da Napoli in differita nel tempo. Quindi mi sto tuffando a tra una settimana, non so bene energeticamente che cosa succederà tra una settimana e nel contempo ci proverò comunque da Stromboli a regalarvi qualcosa, una diretta o qualcosa, però tutto è un po' un punto interrogativo, quindi preferivo a questo punto dedicarmi un attimo di tempo per voi prima di partire. Allora, oggi dunque è giovedì e facciamo una lezione un po' più dedicata alla salutazione al sole, quindi questa parte introduttiva vorrei coltivare qualcosa che riguarda un po', la flessione, la posizione delle spalle e, il Surya Namaskara A. Dunque, cominciamo un attimo tra di noi per giusto mettere in movimento il corpo. Lasciamo le braccia lungo il corpo, lasciamo il mento verso lo sterno e prendiamo un momento giusto per arrivare qui ed ora, lì e poi, ed espiriamo con un bel sorriso sulle labbra. Ascoltiamo la nostra respirazione diventare piano piano rumorosa, come il suono delle onde, e richiamiamo in noi la respirazione Ujjayi. E cerchiamo di associare al suono della respirazione Ujjayi la scrittura di questa riga, di questa linea che percorre il vostro corpo dalla radice del primo chakra fino alla fontanella, all'andata come al ritorno, all'inspiro come all'espiro. Come una calligrafia. E poi veniamo ad aggiungere le mani davanti al cuore, come aggiungere le mani intorno a questa linea che abbiamo creato dentro di noi. E ponendoci intorno a questa linea, dedichiamo questa seduta, questo momento di concentrazione e di dedizione, sì al nostro corpo, ma anche a qualcosa, a qualcuno, come se lanciassimo una freccia nell'universo e che questa freccia possa salvaguardare, salvare, curare, sostenere, supportare qualcuno o qualcosa. Ed espiriamo, incrociamo le dita delle mani, apriamo gli occhi e lasciamo i polsi ruotare morbidamente in apertura delle articolazioni in un senso e nell'altro. E poi spingo giù, inspiro, allunghiamo i palmi delle mani verso l'alto ed espiro delicatamente le mani come le farfalline si poggiano sulle spalle, ruoto e due e tre e nell'altro senso e uno e due e tre, ed inspiro, vado su, allargo, ruotiamo il palmo delle mani verso il basso, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, e ruoto, due, tre, quattro, il petto che spinge fuori, uno, due, tre, quattro, lasciamo le mani, prendiamo i gomiti, inspiro, tiro, 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 tiro ed espiro, lascio le mani, incrociamo dietro, strizzo bene i tricipiti, inspiro, guardo su,
ed espiro, assorbo la glotta, guardo l'ombelico e lasciamo le mani. Ed inclino la testa a destra con un bel sorriso, sospendo, inclino la testa a sinistra e sospendo. E tutto questo lavoro ogni volta lo rifacciamo per la pelle, perché ogni volta dobbiamo ricordarci che in questi tiramenti veniamo a rigenerare di nuovo la nostra pelle, le nostre pieghe, come se stirassimo a casa le nostre camicie. E ruoto la testa a destra con dedizione ogni giorno, coltivo questi movimenti basilari che mi fanno godere dell'esistenza e mantengo una lunghezza nei tessuti, un'elasticità non troppo forzata ma adeguata. Espiro e ruoto la testa a sinistra e torno nel centro ed inspirando alzo il petto, alzo il mento e guardo su, richiamando tutti i muscoli e la pelle del mio collo, e all'espiro assorbo la glotta e guardo giù, indietreggiando le scapole. Inspiro, guardo su con un bel sorriso sulle labbra, espiro, guardo giù e torno dritta dritto e guardo su tra gli occhi e giù sul naso, e su tra gli occhi e giù sul naso, su tra gli occhi, giù sul naso, su tra gli occhi, giù sul naso, e destra sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, e destra su, sinistra giù, e destra su, sinistra giù, e sinistra su, destra giù, sinistra su, destra giù, e chiudiamo gli occhi. Veniamo a strofinare le mani, lasciamo, lascio, 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 e tiro 1, 2, 3, 4, 5, e 1, 2, 3, 4, 5, strofino, strofino, avanti e dietro, e lascio, 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 lascio. Poggiamo le mani dietro, veniamo a chiudere le ginocchia, lasciamo andare le ginocchia da una parte e dall'altra. Due, tre movimenti, giusto per metterci in movimento. Andiamo le ginocchia a destra, con la mano sinistra torno, veniamo a quattro zampe, ed inspirando guardo su, all'espiro porto il bacino sui talloni e rilasso la testa. E di nuovo il bacino spinge, ed inspiro guardo su, e di nuovo la testa spinge il bacino e allontano gli ischi. Ed inspirando il bacino spinge la testa, curva, una trasmissione di movimento come un lupo che ulula, e all'espiro allontano il bacino. E un'ultima volta inspiro, mezza punta dietro, all'espiro cammino, 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 e ci veniamo a sedere sulle mezze punte. Belli, belli, apriamo le dita dei piedi, ruotiamo le spalle dietro e prendiamo i pollici, li mettiamo sotto le ascelle per spingere il petto in fuori e sostenere ancora le nostre spalle con il nostro zainetto. Inspiro e nel frattempo espirando allunghiamo la pianta dei piedi, espiro ed inspiro, espirando avanziamo con le mani e lasciamo i piedini sbattere al pavimento. Ok, benissimo, adesso vorrei che venissimo tutti quanti giù con la pancia per terra, ok, mettiamo le mani sotto al seno, stendiamo i quadricipiti e ruotiamo le spalle dietro, giungendo i gomiti alla taglia. La fronte è per terra, le ginocchia, come vedete, sono sospese dal pavimento perché i quadricipiti sono ingaggiati e le braccia stringono la taglia. Assorbendo l'ombelico, inspiriamo, spingendo nelle mani, veniamo in un piccolo cobra. Ed inspiro, la testa non la voglio spezzare, ma voglio guardare a 20 cm davanti a me con una nuca lunga, piccolo cobra. Espiro, inspiro ed espiro, mi rilasso. Ok, quindi questo è il piccolo cobra, va bene? Ora vorrei un attimo, diciamo, dilungarmi 2 secondi per giusto spiegarvi un poco invece il cane testa in su, quindi dal piccolo cobra il passaggio quello successivo. Quindi
Facciamo questo esercizio, l'abbiamo già fatto durante la quarantena, mettiamo le mezze punte dietro e veniamo a sospendere qua sotto, vedete, i quadricipiti e il bacino leggermente, ok? Ora le mani sempre sotto al seno, ruotiamo le spalle come nel piccolo cobra. Quello che vogliamo fare però è come se volessimo spingere le braccia verso i piedi, come se volessimo fare questo. È solo una spinta che vuole andare in quel senso, non è che devo muovere le mani, ok? E quindi che succede? Che spingendo le mani indietro, i piedi avanzano, con le ginocchia che restano tese, vengo sulle mani stendendo i gomiti. Questo vuol dire che non sono, vedete, con le gambe poggiate giù, schiaccio quindi le vertebre, ma ho le ginocchia sostenute, ok? Come vedete, sono passata dalla mezza punta al collo del piede, ok? Quindi lo rifaccio, mezza punta, stendo le ginocchia, spingo con le mani verso i glutei, scivolando il corpo in avanti, sospendo il petto, poi per passare cane testa in giù passo sulle dita dei piedi e vengo a alzare il bacino a guardare l'ombelico, ok? Quindi ritorniamo in tavola, poggiamo le ginocchia, veniamo con una piccola flessione in avanti e riproviamo di nuovo. Piccolo cobra, semplicemente così, possiamo scegliere varie varianti. Espiro, rilasso la fronte, cane testa in giù, Urdhva Mukha, mettiamo una mezza punta, mi allungo e vengo a spingere i gomiti per passare a cane testa in giù. Guardo alzando il bacino, l'ombelico, e vengo cane testa in giù. E poggiamo le ginocchia, liberiamo la testa davanti, espiriamo il bacino sui talloni, poggiamo i gomiti, una mano sull'altra e rilassiamo la fronte per terra. E abbandoniamoci un attimo dopo aver fatto questo piccolo sforzo. Rilassiamo completamente il bacino verso il pavimento e diamo un tempo alla respirazione. Canalizziamo la respirazione su 3 tempi o su 4 tempi all'inspiro e 4 tempi all'espiro. Che forse durante questi momenti in cui uno cerca l'esercizio o cerca la postura, diciamo, non riesce troppo a concentrarsi sulla respirazione, per cui quando ritorniamo in questi momenti di riposo è estremamente importante riprendere quella penna e tracciare di nuovo con cura quella linea di cui ogni volta vi parlo. Benissimo, possiamo tornare a quattro zampe. Un ultimo piccolo appunto per oggi era cosa di cui vi vorrei sempre parlare prima di continuare, era di un attimo osservare. Se io mi metto a quattro zampe e metto una bella mezza punta dietro per salire cane testa in giù, sollevo leggermente le ginocchia, ok? Metto un poco dietro. No, anzi, mi metto davanti perché quello che mi interessa che voi guardiate sono le mie spalle. Quindi mi metto in un cane testa in giù, guardate cosa succede. Spesso le persone, mentre fanno cane testa in giù, chiudono le spalle più o meno in questo modo, vedete? Ora se io vi guardo le spalle si aprono, ma se mi chiudo, queste due spalle quasi quasi vengono a coprire le mie orecchie. Vedete qua? Si chiude, questa roba qui viene verso il collo e si chiude qua dietro. Quello che invece vogliamo fare è scivolare e aprire le spalle e fare scivolare queste scapole dentro la loro casa, ok? E invece di chiudere, aprire. Quindi qui in mezzo si deve creare uno spazio. Ora, per amplificare questa sensazione di spazio, potete guardare tra le mani e ruotare le spalle, invece di chiuderle, ruotarle, ok? Poi, una volta che avete guardato tra le mani, trovate la rotazione, rilassate la nuca,
senza andare in questa posizione di iperestensione e chiusura delle spalle. Vista di profilo, dunque, invece di andare qua giù con le spalle in iperestensione, resto in diagonale, le mani diagonale con il bacino, ok? Non la testa sotto le spalle, ok? E poi poggiamo le ginocchia ancora una volta, inspiro ed espiro, mi poggio sul bacino, una mano sull'altra e prendo 3-4 respirazioni per, diciamo, rilassare il respiro, rientrare in presenza di quel filo che voglio cavalcare, che voglio tessere all'interno del corpo. 2 espiro 3. E la prossima volta apriamo le braccia, veniamo a quattro zampe, camminiamo con le mani verso le anche ed inspirando, anche qui questa volta mi avvicino, libero la testa e vado su. Ora inspiro, sollevo la testa, gonfio la cassa toracica e svuotando attacco il mento allo sterno. Poi resto qua attaccata e qui inspiro. Quindi gonfio la cassa toracica, mi avvicino un po' ed espiro, libero la glotta e svuoto, svuoto guardando il naso. Mi avvicino ancora un po', dettaglio, inspiro ed espiro, attacco il mento allo sterno, vedete? Attaccato. Ora inspiro, alzo la cassa toracica rimanendo attaccata, quindi tiro, libero ed espiro. Inspiro, tiro, espiro, attacco, svuoto, comprimo. Inspiro, libero ed espiro sul naso. Ed inspiro, espiro, mi vengo a sedere. A quattro zampe, mi allontano di nuovo. Ok, mezza punta, vengo cane, testa in giù. E con le manine cammino, 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 cammino verso i piedi. Ora saliamo sulle mezze punte delle mani, avanziamo un po' e vogliamo immaginare proprio che dalle cosce la cassa toracica e l'addome si stacchino, che proprio nelle gambe si seghino, si seghiamo il corpo in due. Inspiro e poi all'espiro piego le ginocchia e lascio pendere il corpo come se i miei ischi fossero due mollette e il corpo fosse un lenzuolo. E sento bello il peso del corpo sui piedi distesi e dico sì con la testa, poco a poco, e poi dico no con la testa e sento tutta la consecuzione della mia colonna dal coccige fino alla testa e poi cammino con le mani verso il piede sinistro, liberando la testa da ogni tensione, come una virgola verso destra. Ed espiro e torno nel centro. Pieghiamo ancora di più le ginocchia e mettiamo le braccia dietro i polpacci. Le mani prendono i tendini d'Achille e i gomiti vengono ad annidarsi dietro le ginocchia. Ora estendiamo il petto come a voler tirare il petto fuori dalle ginocchia e poi rilassiamo la testa e lentamente, se riusciamo, veniamo a creare un'estensione nelle ginocchia, piano piano, lì dove possiamo, e respirando continuiamo ad amplificare l'apertura della cassa toracica dietro le scapole ed espirando allunghiamo la testa come se fossimo un bruco che scivola fuori dalla sua chioccia. Ed inspiro ed espiro. Benissimo, la prossima volta inspirando allontaniamoci con le mani dai piedi
poggiamo le ginocchia ed espirando di nuovo ripoggiamo il bacino e rilassiamo i gomiti e la fronte per terra. E sentite ogni volta che ritorniamo in questa posizione come il vostro corpo è più disteso sulle cosce, come è più pesante al contempo separato. Le mani scivolano di nuovo accanto alle ginocchia, srotoliamo di nuovo, giungiamo le due ginocchia e apriamo invece i talloni dei piedi per mettere il bacino in anteversione, quindi creare un altro movimento del bacino di chiusura delle anche. Le spalle si aprono, il petto in fuori, sulla punta delle mani mi sorreggo e lascio che il bacino perpendicolare alla mia colonna, alla mia testa che indietreggio, si immerga tra i talloni come un amo attaccato ad un filo con un peso, scende e si infiltra nel pavimento. Inspiro in questa lunghezza della colonna, lì dove poso, senza per forza toccare con il bacino il pavimento, sento questa colonna lunga lunga e mi connetto con 10 cm sotto al mio ombelico, con il mio secondo chakra, come se fosse un canale davanti e dietro la mia schiena, un tubo che orizzontalmente attraversa il mio corpo, un centro di energia, ed inspiro in quel punto allargandolo, che non è dunque nel perineo ma è più su, tra le ovaie, sotto l'ombelico, nel basso ventre. Ed immagino di amplificare questo cerchio di luce e espiro. Poi mi alzo, avanzo con le mani e vengo a ruotare intorno alle ginocchia come il flipper, attivando il passaggio dell'energia in tutta la colonna fino alla testa, dalla testa al bacino, dal bacino alla testa, in cerchio e poi nell'altro senso, di modo da liberare nelle anche questo poco di tensione attraverso la schiena fino alla testa, liberare, guardo avanti, inspiro estendendo il corpo in avanti, mezza punta e vengo cane, testa in giù. Espiro. E poi avanziamo un piede e l'altro, inspiro sulla punta delle mani ed espiro, rilasso. E srotoliamo senza alzare le mani e ingaggiamo, entriamo in Samasthiti, la posizione della montagna, le cosce stese, possiamo sentire con le mani come ingaggiare un po' i glutei, il davanti delle cosce, gli apici giunti, le gambe ingaggiate, il petto in fuori, i pollici sotto le ascelle per tirare ancora un po' su, mentre mi ancoro con il palmo dei piedi nel pavimento, sospendo la mia cupola e lascio gli avambracci. Dunque, ruotiamo il palmo delle mani e accarezzando la nostra aura, inspiro. Ed espirando, pieghiamo le ginocchia, appoggiamo il punto delle mani per terra, inspiro, allungo, all'espiro poggio le mani, allontano i piedi, poggio le ginocchia, flessione. E ruotiamo le spalle, piccolo cobra, inspiro, all'espiro rilasso, torno a quattro zampe, e vengo cane, testa in giù. Lasciate che il peso cada nelle mani e nel cadere nelle mani aprite le spalle. Ricordatevi la rotazione esterna dei talloni, senza forzare alterniamo un piede e l'altro con una bella mezza punta, ammorbidiamo la pianta del piede alternando i talloni. E la prossima volta pieghiamo le ginocchia, avanzo un piede, avanzo l'altro, sulla punta delle mani inspiro ed espiro, rilasso e srotolo, inspiro, apro le mani e vengo ad accarezzare fino in su ed espiro le mani davanti al petto, Samasthiti. Ekam, inspiro ed espiro le mani per terra. Trini, inspiro, allungo, Chattuani, espiro, sono in tavola, poggio le ginocchia, due flessioni, uno e due,
E la terza volta accompagno il petto fino in giù. Piccolo cobra, ruotiamo le spalle, stendete bene le ginocchia, collo del piede, inspiro ed espiro, rilasso. Quattro zampe, vengo cane, testa in giù. E resto uno. E due. Indici e medi delle mani dritti dritti davanti, una bella rotazione esterna delle braccia, dei tricipiti. E espiro. E dal palmo dei piedi e dal palmo delle mani si erge l'apice del nostro triangolo, della nostra piramide. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. E flettiamo le ginocchia. Avanzo un piede, avanzo l'altro. Inspiro al lungo. Espiro, rilasso. E srotoliamo. E ancora una volta. Samastiti, le mani davanti al petto, rilasso gli avambracci. Lo facciamo ancora per tre volte. Ekami, inspiro, un po' più fluido, espiro. Trini, inspiro, allungo. E chattuani, espiro, allontano i piedi. Poggio le ginocchia, tre flessioni, uno. Aumentiamo, due flessioni in più, due. E tre, torno. E scendo fino e giù, piccolo cobra, ruoto le spalle, gomiti che strizzano alla taglia, inspiro, espiro, rilasso la fronte, quattro zampe, vengo cane, testa in giù. Resto, tre, uno, ed espiro. Ancorate bene gli arci dei piedi per terra, e due. E lo sguardo in direzione dell'ombelico per aprire i trapezi, tre, piccola flessione delle ginocchia, piccolo saltino, inspiro, allungo la schiena, espiro, rilasso, e srotoliamo, aprite i palmi delle mani, inspiro, per ultimo lo sguardo, espiro, le mani davanti al cuore, samastiti, ekami, inspiro. Altri due, ed espiro, due, trini, inspiro, chattuari con un salto o allontano i piedi, e quattro flessioni, uno, piano piano, e due, gomiti stretti alla taglia, e tre, e quattro, e l'ultima volta mi accompagno giù, ruotiamo prima le spalle, stendiamo bene le ginocchia, inspiro, guardo a 20 centimetri, ed espiro la fronte per terra. Ombelico alla colonna, quattro zampe, vengo cane, testa in giù. E resto, tre, uno. Espiro. Due. Espiro. Tre. Espiro. E flettiamo le ginocchia, piccolo saltino in avanti, inspiro, allungo, ed espiro, rilasso, e srotoliamo, ed inspiro, vengo su, e espiro, le mani davanti al petto, indietreggiate la nuca, samastiti. L'ultima volta con i salti, inspiro, dove espiro, le mani accanto ai piedi, trini, inspiro, allungo, chattuari con un saltiro vado lontano, fine, giù chaturanga dandasana, collo del piede urdhva mukha ed espiro ardha mukha svanasana e resto 3, 1 ujjayi, 2 3 4, poggiamo le ginocchia, inspiro, guardo avanti, espiro, poggiamo il bacino sui talloni e riposiamo la fronte per terra. E resto un attimo a riposo, coltivando la respirazione ujjayi. 2
ritorniamo a quattro zampe, mezza punta del vulcano, testa in giù, ed avanziamo i piedi, ed inspiro, e espiro le mani per terra, e srotolo, inspiro, vengo su, ed espiro le mani davanti al petto, Samasthiti, in ascolto. Benissimo, apriamo i piedi alla larghezza un po' più larghi del mio bacino, pieghiamo leggermente le ginocchia e lasciamo scendere il sacro e il pube giù nel palmo dei piedi, e dal palmo dei piedi come se volessimo fare tremare la superficie sotto il pavimento. Quindi il nostro peso deve servire a dare vibrazione giù nel pavimento. E lascio, e lascio. Quindi mi metto in una sorta di shake, come una pallina rimbalzante. Non sono più io, ma il mio peso che spinge, spinge il sottosuolo. Spingendo il sottosuolo recupera apertura, risonanza, vibrazione. E si aprono i palmi dei piedi e soprattutto i talloni e soprattutto il fondo schiena. Ok, e vibra, vibra anche se provate a fare. Lasciate che vibri la pallina del vostro diaframma, che qualche volta insieme allo stomaco si contrae. E ora spingete, portate il peso del corpo leggermente in avanti, dove ci sta il pulsante che rinvia l'energia nel cuore, quindi sotto al palmo del piede, dove sono quelle pomette del piede che sono quelle dei gatti, quelle morbide, e la stessa vibrazione introducetela da lì, così come a pigiare un bottone che vi dirige direttamente al cuore. È un'altra sensazione ancora, è più davanti. Ok, e poi piano piano ingrandite questi molleggi, piano piano, e piano piano li possiamo fermare. E ora andiamo invece, molleggiando verso il basso e alzandoci da una parte e dall'altra, lasciando che le mani sgocciolino di pittura, come se nelle mani ci fosse la pittura, io la schizzassi fuori, e lasciate che il naso segue lo sterno. Potete avere anche gli occhi chiusi, sentite che le mani emanano una luce, un'energia, un vento, uno schizzo, e lasciate che la colonna segua questo movimento liberatorio. Sentite l'aria che accarezza la pelle delle braccia, la colonna che segue, la testa che segue il movimento della colonna in torsione. La prossima volta siamo pronti a lanciare questo movimento e andare in rotazione, continuando questo movimento sospendendolo nelle braccia. Continuate a seguire le braccia che ruotano come un elicottero, ok? Loro continuano ad andare, sono i vostri piedi che si devono adeguare al movimento delle braccia e non il contrario. Quindi le braccia vanno, piano piano prendono anche un po' di velocità e i piedi seguono e si organizzano in questo cerchio che sospende il movimento. La testa non vi girerà, non vi preoccupate, poi all'espiro lascio e sento la pesantezza delle braccia, in questa pesantezza mi abbandono. E di nuovo, allungate le dita delle mani fino alle unghie, fate uscire l'energia dalle mani, perché quell'energia che vi porta in volo, che vi fa ruotare, e vado a sinistra e sospendo il movimento senza frenarlo, senza paura, lasciate andare la rotazione delle braccia, entrate in questo movimento ellittico, esatto, che vi fa innalzare come una vite che si svita pur mantenendo la sua radice nel palmo dei piedi. Sentite il vostro palmo dei piedi che segue il movimento, ed espiro, lascio,
Ok, piano piano abbandono le mani, lasciando il peso, ritrovo una sorta di equilibrio mobile in queste gambe piegate e poi chiudo i piedi, pollici, talloni e ritorno. Alluci delle mani, i pollici delle mani di nuovo sotto le ascelle, il mento giù, guardo le dita dei piedi, ok? Quindi contemplo questa posizione, lascio gli avambracci, poi sospendo lo sguardo davanti, dritta dritta, ed inspiro ed espiro. Ok, veniamo in avanti nel nostro tappetino, ruotiamo il piede destro, apriamo le braccia, inspiro e vengo in un triangolo, vengo a prendere questo triangolo a destra, soltanto di passaggio, perché quello che voglio fare è andare in equilibrio, guardo il piede destro, piego la gamba e alzo la gamba sinistra e sono in equilibrio, allungo dunque la mia colonna dalla testa al piede, ancora qui divento passaggio di energia, passaggio di movimento, conduttore, ed espiro, poggio e spingo. Ok, beautiful, e già dall'altra parte, triangolo a sinistra, alzo il braccio destro, il mento viene nell'ascella, ed espiro, guardo il piede sinistro, piego, alzo la gamba, sono già lì, senza bisogno di pensare, il mio corpo è attraversato da delle linee, dai vettori, espiro, e poggio il piede, spingo, ed inspiro, apro le braccia. Mani sulle anche, stendo le ginocchia, inspiro e respirando vengo in avanti, poggiamo le mani all'interno dei piedi, stendo gomiti, guardo avanti e all'espiro rilasso i gomiti e rilasso la testa. E resto uno. Anche qui ancora una volta le spalle vanno verso i glutei e il petto, come una rotazione per far uscire il petto, viene in avanti, come se volessi venire a appoggiare il seno tra le mani. Le rotule sono ingaggiate, il peso dei piedi è davanti sulle dita e le ginocchia sono ingaggiate, senza esagerare nell'estensione delle ginocchia dietro. Inspiro ed espiro. E lascio piano piano che il peso della testa allunghi la colonna, inspirando e svuotando all'espiro. E ancora inspiro ed espiro. La prossima volta stendo gomiti, inspiro. Veniamo a camminare con le mani davanti, giriamo il piede destro e veniamo a camminare con le mani verso il piede destro, flettendo il piede sinistro. E quindi allunghiamo tutto l'adduttore sinistro, poi poggio il piede sinistro e come un ragno mi sposto verso il piede sinistro e fletto il piede destro. E facciamo questo spostamento di peso più volte, cercando di lasciare il bacino basso, quindi piego le ginocchia aprendole e mi sposto, come fanno i ragni, piego le ginocchia e mi sposto, e ancora piego le ginocchia e mi sposto, e piego e mi sposto, e piego, organizzo le mie mani per diventare anche questo un movimento piacevole di appoggio. Ok, la prossima volta vado verso il piede destro, ruoto verso il ginocchio destro con il corpo e poggiamo il ginocchio sinistro, innalzo sulla punta delle mani e allungo il corpo in avanti, inspiro ed espiro. Mezza punta nel piede sinistro, stendo, poggio le mani e vengo cane, testa in giù. E cambio il piede, piede sinistro davanti, poggio il ginocchio destro sulla punta delle mani, inspiro ed espiro, mezza punta, stendo, poggio le mani, vengo cane, testa in giù e poggio le ginocchia, inspiro e all'espiro poggio il bacino, la fronte per terra e mi riposo. Ok, e resto uno.
respiro e resto due, un ujjayi profondo ed espiro e resto tre. Ed espiro. E quattro. Morbidi nelle mascelle. Ed espiro. E cinque. Ed espiro. E la prossima volta le mani accanto alle ginocchia, srotolo. Mi vengo a sedere. Ci veniamo a sedere per terra. Ok. Benissimo. Non so bene che ore siano. E ci veniamo a poggiare sui gomiti. E ci allunghiamo per terra. Ok, e lasciamo andare i piedi, chiudiamo gli occhi, abbandoniamo completamente i polpacci e poi il bacino e lasciamo poggiarsi il centro della schiena e le spalle e poi i gomiti e il dorso delle mani. Immobili, senza più muovere nulla, lasciamo cadere gli occhi nelle orbite. Poggiamo il nostro cervello rettiliano per terra. Lasciamo a riposo la fronte che scivola verso le orecchie. Ammorbidiamo le mascelle. Immaginiamo il cuore come un fiore di loto che spunta su uno stagno calmo. Candido e profumato. Senza più forzare alcuna respirazione, restiamo in ascolto, come se stessimo galleggiando sull'acqua, in ascolto delle correnti di quest'acqua calma. E cerchiamo di individuare due o tre movimenti che queste correnti fanno, se oscillano, se ruotano. E sciogliamo il corpo nel pavimento. Come acqua che nutre la terra, il pavimento ci assorbe e si nutre della nostra energia, nutrendo a sua volta l'albero che siamo per lui. E poi la prossima volta veniamo a muovere le dita dei piedi e delle mani, passiamo la lingua sulle labbra e senza sforzarci rotoliamo sul lato destro, poggiamo la mano sinistra respingendoci la mano destra, ricreiamo una verticale,
veniamoci a sedere un istante e veniamo a giungere le mani davanti al cuore con un bel sorriso limpido davanti a una pagina bianca da riscrivere. Mettiamo le mani sulla fronte, sulla bocca, e sul cuore. E grazie. Namaste. Grazie tante. Buona giornata a voi. Ci vediamo giovedì. Vi bacio e vi amo. Ciao.